Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica In viaggio con il nutrizionista. Io sono Massimo Gentili e sono un esperto in nutrizione e metabolismo. Allora, questo video, adesso mi sto un attimino organizzando che ho cambiato posizione al microfono, adesso l'audio dovrebbe essere perfetto, almeno lo spero. Per il video adesso me lo studio un pochino, migliorerò anche questa ripresa e poi i video saranno veramente perfetti. Allora, questo video lo faremo un pochino sul metabolismo in generale, metabolismo e stress. Ne avevo già fatto uno simile un po' di tempo fa, adesso lo rifaccio, ribadisco il concetto e vediamo un po' di che cosa parliamo. Allora, sto preparando l'uscita del corso, sto sistemando il sito e mi sto organizzando anche come gestire un pochino tutte le cose, quindi tenete presente che sono 9 mesi che ci sto lavorando sopra, quindi non è una cosa che si fa in un giorno. E niente, adesso, visto che vorrei dargli una chiusa, perché sennò non parto mai, adesso mi sto dedicando parecchio giorno e notte a questa cosa e quindi i livelli di stress, diciamo, sono un pochino più alti del solito. E, che ne so, salto i pasti, non si dorme tantissimo perché troppi pensieri, ne devo far troppe. E il metabolismo ne risente. Quando le persone ad esempio dicono voglio dimagrire, ma è una vita talmente stressante che è un disastro, ecco, la cosa migliore, questo lo dissi mi sembra anche in un altro video tanto tempo fa, la cosa migliore è iniziare a gestire lo stress. E questo il primo passo da fare. Poi si può pensare a dimagrire e tutto il resto, perché salute e metabolismo, diciamo, sono due cose che vanno a braccetto. Migliore è il metabolismo, migliore la salute e viceversa. E come vi ho già detto in altri video, c'è un modo per misurare il metabolismo. È infallibile? No, però è abbastanza preciso. Quando dico abbastanza, diciamo un bel po'. E il metodo migliore è quello di misurarsi la temperatura corporea. Allora, in questi giorni, ecco, io quando trovo la gente così, in questi giorni, quando tornavo a casa e vedevo il mio bambino, quello piccolino di 6 mesi, che lo prendevo in braccio eccetera, sentivo molto la differenza di temperatura tra lui e me, nel senso che era sempre molto caldo. Infatti poi misuravo le temperature, lui 37 36 7 39, ecco, ti pareva che il microfono se ne stesse dove doveva stare. Adesso lo tengo in mano, tanto non è un grosso problema, ora troveremo una soluzione anche per il microfono. E questa era buona perché l'avevo messo sullo sterzo, però non ci sta, non gli piace lo sterzo. E quindi lui la temperatura, diciamo, intorno ai 37 gradi, io intorno ai 36,2. Quelle sere ero quasi morto, diciamo, temperatura bassissima. E di solito la mia è 36,6 36,7, poi può variare un pochino, ma leggermente, ecco. Quindi questo per farvi capire cosa, che in una vita, diciamo, non altamente stressante, perché non è stressante al massimo, ma in una vita un pochino più stressata, oppure quando uno ha un bel po' di pensieri per la testa e quant'altro, non, il metabolismo potrebbe risentirne. E poi
quando la persona dice e adesso che faccio, come la risolvo, questa non è una cosa che si risolve con un integratore, non è una cosa che si risolve con una dieta magica. La dieta aiuta a supportare il metabolismo, a supportare una cosa diversa, che quando invece lo stress, diciamo, lo fa crollare il metabolismo, supporti una cosa che crolla, logicamente non ottieni nulla, fondamentalmente non si può supportare un qualcosa che sta crollando, perché crolla una frana che supporti, la devi supportare prima che non avvenga la frana magari. Quindi la cosa principale quando si vuole lavorare sul metabolismo, quando si vuole lavorare sulla salute in generale, è aggiustare i livelli di stress. Dice sì, è facile a dire, ma è da fare così, punto e basta, no? E non è tanto anche dire no, devo cambiare completamente vita, potresti cambiare semplicemente testa, perché io lo dico sempre a tante persone che mi vengono iperstressate dal lavoro, poi trovi gente che fa lo stesso lavoro, è felicissima. Cioè, il tutto è come uno approccia al lavoro, alla vita, fondamentalmente. C'è chi per un lutto si rovina tutta la vita, c'è gente che il lutto lo supera in una settimana, un mese, due, tre, capite la differenza? È il come uno si pone verso il mondo, è questo che fa la differenza. E questa è una cosa molto ma molto importante, perché se uno non ottimizza, diciamo, questo stress, se uno non lo toglie, fondamentalmente, cioè vai sempre controcorrente. Non è semplice poi ottenere, adesso devo fare un magheggio, ecco, ottenere dei risultati, perché, cioè, non dico che è impossibile, ma quasi, perché se uno vuol perdere peso, perché tanto tutte le persone guardano solo l'estetica, non guardano la salute, comunque sia, per perdere peso uno deve dare dello stress all'organismo, perché qualsiasi dieta che uno fa, comunque sia, arreca un pochino di stress. Se è fatta bene come quelle che propongo io, comunque sia, uno stress lo causano, perché l'organismo deve stare leggermente in deficit calorico, quindi un pochino di stress c'è. Poi c'è lo stress, quello psicologico, quello da lavoro, che ne so, da relazioni strane nella vita, da amicizie strane, eccetera eccetera, e quindi vai a sommare lo stress sullo stress, e spesso non è una cosa buona, e poi arrecare anche diversi problemi. Allora, su questo argomento tanto ci ritorneremo altre volte. Io vi saluto, cosa fare, e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.